Elezioni comunali, la parola alle urne. Bentrovati da Thomas Trenchi, siamo in diretta da Palazzo Mercanti a partire da adesso, dalle 11 fino a quando voi resisterete, ma anche noi resisteremo qua dall'aula consigliare per scoprire i risultati parziali delle urne, delle elezioni comunali di Piacenza. Soprattutto una campagna elettorale, quella di Piacenza, un risultato che interessa tutta la politica nazionale. La visita dei leader a Piacenza lo ha dimostrato, ricordiamo Giorgia Meloni, Matteo Salvini. E noi siamo andati a chiedere ai piacentini cosa ne pensano di questa campagna elettorale e abbiamo sentito un po' di disaffezione, molti ci hanno detto non voglio neanche rispondere perché tanto non vado a votare, non mi interessa, lo vediamo nel servizio. I peccati non si confessano. Una signora alla domanda come ha trovato questa campagna elettorale per chi voterà ha risposto così, scherzando, ma testimoniando una forte delusione verso la classe politica. Non è l'unica e non è una novità. Guardi, io praticamente non vado a votare, cioè per me non vedo niente di strano, vedo sempre le solite cose. Ecco alcune impressioni dei piacentini in merito alle imminenti elezioni di Piacenza, che potrebbero registrare ancora una volta un alto tasso di astensione. Ma è stata sempre la solita campagna elettorale, abbiamo sentito quasi sempre le solite promesse, spero che finalmente diano spazio ai giovani. Per il solito, sempre la solita roba, non cambia niente. Sì, io ce l'ho l'idea, però non lo dico, è segreto. No, è segreto, ma votare ci andiamo. Sono contenta perché quest'anno ho visto che ci sono molti giovani nelle liste e credo che sia una bella opportunità per abbassare l'età media nel consiglio comunale. No, io non ho fiducia e non vado a votare, appunto non ho fiducia. Come si può andare a votare in queste condizioni? C'è un casino della miseria. Ma come al solito speriamo che non vada su un sindaco come abbiamo avuto per 5 anni. Speriamo che i piacentini cominciano a scegliere qualcosa di migliore, non come quel signore lì. Qui con noi è arrivato, è stato il primo ad arrivare, il candidato di Piacenza in comune, Luigi Rabuffi. Proprio adesso abbiamo mandato un servizio, abbiamo raccolto qualche opinione dei piacentini. Tra poco avremo il dato definitivo dell'affluenza. Lei cosa ha sentito? La gente è andata a votare o è un po' disaffezionata alla politica? Sicuramente la disaffezione c'è, l'abbiamo anche percepita in questa campagna elettorale, purtroppo quello che succede anche a livello nazionale non aiuta. Inoltre in questa occasione abbiamo anche un terzo di tempo in meno, visto che si vota soltanto nella giornata di domenica e senza lunedì, quindi sicuramente è probabile che i numeri siano più bassi rispetto all'altra volta in termini di partecipazione. Per il resto credo che ci sia molta voglia di cambiamento, così come purtroppo ci sono invece proposte politiche che sembrano proposte molto invece di conservazione, che spero vengano battute. Ecco, parlavamo anche dei social, questa campagna quanto si è giocata sui social? Tantissimo, credo che il fatto stesso di avere 7 candidati ha portato ad avere dei confronti che sono stati minimi in termini di tempo per poter spiegare le proprie posizioni, in termini anche proprio di possibilità di intercettare molta gente, quindi si è giocata tantissimo sui social e da questo punto di vista devo dire che ci si è dati davvero un sistema che ha cercato di andare a toccare un po' tutte le fasce di età, soprattutto i giovani. Questa è l'aula consigliare di Palazzo Mercanti, come vedete la stampa in pole position, ci sono anche media nazionali perché le elezioni di Piacenza interessano il panorama nazionale e lo interessano fortemente. Siamo seduti sui seggi dove i 32 consiglieri comunali della nuova consigliatura siederanno per i prossimi 5 anni. Allora, è arrivato anche dopo Luigi Rabuffi il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle Andrea Pugni. Ricordiamo gli inizi un po' tumultuosi che hanno portato alla tua candidatura. Può aver influito poi sul risultato delle urne? Il Movimento 5 Stelle è partito un po' azzoppato? Sicuramente qualche notizia che è arrivata anche tramite la stampa ha un po' magari destabilizzato nella fase iniziale. Devo dire poi che i rappresentanti di quella cosiddetta polemica erano di una numerosità molto bassa, quindi non credo che poi proprio direttamente abbiano influito sul voto di oggi. Non so invece sui cittadini indecisi. Dove si vince questa campagna elettorale? Nel centro storico, nelle periferie, al PEP, alla Besure? In quale zona o con quale tipo di elettorato si vince? Ma vedendo l'affluenza alle urne mi sembra che non sia cambiato niente da 5 anni fa. Io credo che
sarà importante l'affluenza per vedere poi quanto inciderà il voto del centro storico, che storicamente, se non sbaglio, è di centrosinistra. Perciò con un centro storico che ha un'affluenza bassa potrebbe risentirne molto il candidato Rizzi e quindi tutta la sua lista. Noi abbiamo registrato un po' le opinioni dei piacentini, abbiamo sentito molta disaffezione. A cosa è dovuta principalmente e voi in che modo avete provato ad intercettare quegli indecisi? Beh, disaffezione dalle mancate risposte che la politica e l'amministrazione hanno dato in questi anni alle richieste dei cittadini. La città è in difficoltà, si vede da tante cose, si vede anche dalle cose piccole. Onestamente, da cittadino, provo a svestire i panni del futuro politico, vabbè, vedremo con che veste, per dirvi che comunque che appunto da cittadino sono veramente stanco di vedere queste commistioni tra poteri ed economia a Piacenza rappresentate sempre dalle stesse persone. Questo è il vero problema. C'è qua Matteo Rancan, consigliere regionale della Lega Nord, che oggi fai un po' da rappresentante della lista piacentina a Piacenza. Sì, guarda, oggi ho l'onore, diciamo, in un certo senso di rappresentare la lista piacentina, anche perché i nostri candidati poi in questo momento sono tutti distribuiti nelle varie sezioni a fare i rappresentanti di lista, quindi oltre che aver fatto, diciamo, attività concreta sia in campagna elettorale, adesso stanno facendo concretamente anche i rappresentanti di lista, quindi a me è un po' l'onore e l'onere di avere questo ruolo, ecco. Ascolta, che campagna elettorale è stata quella della Lega Nord in appoggio a Patrizia Barbieri? Ma guarda, allora, ti dico la verità, noi non siamo soliti fare una campagna elettorale nell'ultimo mese, nel senso che con la nostra attività amministrativa, piuttosto che con i nostri banchetti, i nostri gazebo, le nostre attività, volantinaggi, lo stare in mezzo alla gente, cercare di lavorare sempre, siamo sul territorio 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, quindi la nostra campagna elettorale è stato solamente un continuare l'attività che facciamo tutti i giorni, ovviamente dando più materiale informativo, cercando di informare di più la gente rispetto al solito, però la nostra attività è comunque sempre costante. Diciamo che a differenza magari di tanti altri schieramenti, ci siamo divertiti molto, nel senso che oltre che un gruppo politico, un gruppo molto affiatato, ci siamo anche divertiti, abbiamo fatto un'attività insieme che possa portare al bene di questa città, e l'unico modo per portare al bene di questa città è che vi sia un gruppo coeso che lavora bene insieme, anche fuori dalla politica, di amici, perché in questo modo si condividono tante battaglie, ed è così che abbiamo portato avanti la nostra campagna elettorale. Ecco, però col resto del centrodestra riuscirete a lavorare davvero in modo coeso? Ma credo proprio di sì, nel senso che gli accordi sono stati fatti prima, nel senso che noi abbiamo un programma condiviso, un programma chiaro, un programma che abbiamo proposto tutti i piacentini, che stiamo cercando e abbiamo cercato di proporre, quindi non credo ci siano grandi problemi, il programma è quello, verrà portato avanti tranquillamente insieme in caso di vittoria, in caso di sconfitta pure, nel senso che in questo momento però il caso di sconfitta non ne parlo perché tranquillamente noi andremo a vincere, quindi no, quello che voglio dire è che il programma è stato condiviso qui prima, quindi di problemi non dovrebbero e non ce ne saranno. Allora, c'è qua Stefano Torre, candidato a sindaco della lista Torre Sindaco, l'abbiamo conosciuto in questo mese, anche prima con il suo lancio preventivo a Bettola, per le sue proposte satiriche. Ti va di raccontarcene qualcuna, di ricordarcela? Ma si parte dal vulcano per arrivare al Gran Premio di Formula 1 con il tratto a doppio senso, per avere gli incidenti spettacolari, al corollario del casino che, come a Monte Carlo, dovrebbe consentirci di avere un gran premio degno, per passare ad altre questioni di non secondaria importanza come l'invasione di Parma con il saccheggio e la distruzione della città, l'invasione di Cremona, l'uscita di Piacenza dall'euro e l'adozione del conio del Colombo, la navigabilità delle vie del centro storico, ma poi sono un sacco di altre cose. Ultima in ordine cronologico, l'idea della scala più alta del mondo per far provare ai ragazzi di Piacenza l'ebbrezza dell'ascensore sociale. Ascolta Stefano, qualcuno ha detto invece che mettere una fetta di salame nella scheda elettorale, scrivere Rocco Siffredi Cicciolina, magari mettono la X su Torre, ma è davvero quello che stai cercando? Assolutamente no, d'accordo, una certa strizzata d'occhio verso la protesta
l'ho fatta, ma mi pare che nel mio programma ci sia il prodromo già leggibile di una serietà e di una passionalità decisamente elevata. Io credo di poter fare qualcosa di positivo per Piacenza. Qual è l'obiettivo della tua satira? Mettere a nudo gli altri e le loro menzogne. Non è possibile rimanere impuniti raccontando balle per 30 anni agli elettori. Siamo arrivati addirittura ad aver alterato il significato della parola voto, che non è più un esercizio nobile della sovranità per ogni cittadino, ma è qualcosa di frustrante. È qui con noi l'assessore uscente Stefano Cugini, in lista col Partito Democratico a sostegno di Paolo Rizzi. Abbiamo visto proprio in questo momento in diretta i risultati della seconda sezione scrutinata, quanto sono ancora prematuri e quanto invece hanno un grado di realtà. Ricordiamo Trespidi all'11%, Barbieri 31%, Pugni 12%, Torre 4%, Rabuffi 8%, Ponzini 3,7%, Rizzi 28,6%. Ma ovviamente sono dati ancora molto parziali, come è ovvio che sia, però danno già un'idea di quello che già dall'inizio si sapeva o si pensava potesse essere la binata degli schieramenti che sarebbero andati poi al ballottaggio. Rizzi e Barbieri, per quanto mi riguarda non mi stupisce un Torre in questo momento che supera la soglia del 3%, perché immaginavo che sarebbe stato così, più o meno per quelle che anche a mo' di gioco sono state un po' le previsioni che abbiamo messo in una busta chiusa con degli amici, diciamo che ci siamo abbastanza. È chiaro che mi aspetto che aumentino le percentuali del candidato sindaco del mio schieramento, come ovvio che sia. Quindi il ballottaggio dobbiamo aspettarsi che sarà tra Rizzi e Barbieri. Trespidi non riuscirà a fare questo salto? Io penso di no, penso che il ballottaggio sia dall'inizio sia un ballottaggio tra i due schieramenti principali. C'era l'incognita dei 5 Stelle, in questo momento sembrano non sfondare, d'altronde anche la bassa affluenza da un punto di vista puramente teorico penalizza chi propone in modo così forte un rinnovamento, ammesso che poi riesca in effetti a metterlo sul campo, però davvero adesso sono veramente numeri molto molto parziali, quindi aspettiamo, perché c'è ancora abbondantemente tempo perché si smentiscano, quindi adesso aspettiamo un attimo. Quanto ha fatto male Torre ai 5 Stelle? Ma secondo me è un tipo di voto che è più facile che vada a drenare preferenze ai 5 Stelle, un voto di protesta vero, autentico, dichiarato dall'inizio, che forse è andato ad intercettare qualche deluso rispetto a chi la protesta l'ha interpretata 5 anni fa e non essere riuscito poi a tradurla in fatti concreti. Nel frattempo stanno arrivando i risultati della terza sezione scrutinata, ve li daremo tra pochissimo, anzi chiedo di passarmi il foglio così lo leggiamo in diretta. Però Cugini, ricordiamo, sei candidato in lista col Partito Democratico, facciamo un pronostico, quante preferenze prendi? No, sono scaramantico, per cui non lo so, credo e spero di prendere sufficienti preferenze per rientrare in Consiglio Comunale. Ne ho prese 166 5 anni fa da cittadino alla prima esperienza in politica e ovviamente punto a migliorare questo numero, poi vediamo cosa penseranno di me piacentino. Vediamo intanto i risultati della terza sezione scrutinata, tra pochissimo aggiorneremo il grafico, sempre in diretta su Sportello Quotidiano. Trespidi 12%, quindi leggero aumento, Patrizia Barbieri statica sul 31%, Pugni 11,9%, Torre 4,28%, Rabuffi 8,38%, Ponzini 3,5%, Rizzi 28,16%. Barbieri in leggero vantaggio su Rizzi. Ma sì, dipende dalle sezioni scrutinate, da dove sono le sezioni. Io ricordo, perché questa è un'esperienza mia personale, che 5 anni fa, fino allo spoglio delle ultime due sezioni, ero abbondantemente fuori dal Consiglio Comunale, per cui adesso sono numeri ancora troppo, tre sezioni scrutinate sono ancora veramente troppo, troppo poco.
Ascolta, l'affluenza è stata molto bassa rispetto al 2013, ricordiamo affluenza definitiva al 56%, nel 2012 era al 65%. Quanto ne hanno avuto le scatole piene i cittadini della campagna elettorale per arrivare a questo scarso voto? Ah, molto, l'ho detto anche prima, la politica, e nella politica ci prendo tutti, perché io credo che motivo di disaffezione dei cittadini sia anche questo continuo contrapporre in modo assolutamente improvetta la politica da una parte e il civismo dall'altra. C'è stata una proposta, anche chi ha fatto una proposta di cambiamento contro una presunta casta non è riuscito ad intercettare o essere credibile dai cittadini, lo dimostra l'affluenza. Quindi io ripeto, tutta la politica deve farsi delle domande e darsi velocemente delle risposte, perché c'è un trend in calo che si avvicina a quello di altri paesi europei, ma io continuo a pensare che sia un dato molto molto preoccupante. Grazie. Ancora un nuovo aggiornamento freschissimo, perché la quinta sezione su 107 è stata scrutinata, Trespidi 11%, Barbieri 34%, Pugni 9%, Torre 4%, Rabuffi 7%, Pontini quasi 3% e Rizzi 29,7%, abbastanza stabili tutti i pretendenti alla poltrona di sindaco. Qui c'è Pietro Pisani, segretario provinciale della Lega Nord e candidato in lista in queste elezioni comunali di Piacenza. Intanto ti chiedo un commento su questi dati. Questi sono dati che ci aspettavamo, rispecchiano esattamente le previsioni che avevamo fatto. Nonostante ci fossero stati propinati dei dati che davano dei risultati sballati rispetto alle nostre aspettative, non abbiamo mai dubitato che la Barbieri arrivasse, se non prima, quantomeno facesse un testa a testa con Rizzi, e questi dati lo stanno dimostrando. Speriamo poi che i dati confermino che la nostra candidata sia la prima, e facciamo un forte appello a tutti gli elettori del centrodestra a non andare in vacanza, ma aspettare il secondo turno per confermare la vittoria, per portare una donna al governo della città. Quindi Pisani sicuro di andare al ballottaggio, però vediamo Barbieri 34%, Trespidi 11,7%. Quel dato è stato sottratto alla Barbieri, secondo te quanto male ha fatto Trespidi al centrodestra? No, il dato non è stato sottratto alla Barbieri, non è possibile fare la somma algebrica. Sicuramente ci sono stati dei danni, se il centrodestra avesse corso subito tutti assieme, tutti uniti, avremmo fatto un grandissimo risultato al primo turno. Così dobbiamo aspettare il secondo turno, ma penso proprio che la vittoria ci sarà. Ascolta Pisani, non risiedi a Piacenza, una candidatura inaspettata la tua, cosa ti ha portato a candidarti per il seggio di consigliere comunale a Piacenza? Mi ha portato la richiesta dei miei giovani, che mi hanno chiesto di fare una campagna elettorale insieme a loro, e l'ho fatta molto volentieri. Quello del Movimento 5 Stelle potrebbe riconfermarsi un dato deludente rispetto alle proiezioni nazionali? Beh, i 5 Stelle hanno un forte appeal dove la Lega è debole. Qui a Piacenza la Lega è forte, i 5 Stelle si devono accontentare. Grazie Pietro Pisani, mandiamo il grafico aggiornatissimo e rimanete collegati, presto nuovi ospiti. Sì. E qui con noi c'è il consigliere del Movimento 5 Stelle uscente, Andrea Gabbiani. Come è messo il Movimento 5 Stelle? Non riesce a mettere quella marcia che ha a livello nazionale sul locale? No, il locale è sempre stata una cosa ben diversa. Vediamo che poche persone sono andate a votare. Questo, a differenza di altri, io penso sempre che sia un danno, perché è bello vedere il popolo che reagisce. Però qua bisogna fare un esame di coscienza un po' più ampio. Vedo una grande voglia di conservatore, cioè qua si conserva il centrodestra, il centrosinistra, sono sempre loro, dai, diciamocelo chiaramente, però la Barbieri va forte. Noi non c'è la voglia di cambiare, non è arrivato il candidato, non è arrivata la lista, questo poi lo ragioneremo con calma, lo valutiamo con calma ovviamente. Qua c'è il coordinatore provinciale di Forza Italia, Jonathan Papamarenghi, che è stato molto attivo sul territorio piacentino durante questa campagna elettorale. Ti chiedo intanto di commentare questi dati.
Ma diciamo che l'essere attivo era fondamentale dal momento in cui la scelta di Patrizia Barbieri è stata una scelta che non a tutti i livelli del mio partito è stata condivisa. Di conseguenza, dato che ho sposato la linea della base, cioè un candidato importante e autorevole come lei, era doveroso un impegno di questo tipo. Beh, ero con Patrizia fino a 5 minuti fa, anche perché il lavoro che stiamo portando avanti è un lavoro che va oltre al risultato elettorale, ma deve essere il lavoro per l'amministrazione della città di Piacenza. C'è un'aria frizzante, la giusta cautela, insomma, però i riscontri che arrivano anche dai nostri tanti candidati che hanno compartecipato a questo importante risultato sono messaggi incoraggianti, ma i messaggi soprattutto della voglia di andare avanti, la voglia di lavorare, perché se si andrà al ballottaggio come sembra ce la metteremo tutta, sarà fondamentale convincere nuovamente i cittadini ad andare a votare, nonostante da Roma hanno deciso una data veramente infelice per il ballottaggio. Ecco, ci è arrivata proprio adesso la sezione 12 su 107, la leggiamo insieme, poi tra poco mandiamo il grafico aggiornato. Trespoli 12,6%, Barbieri 36,43%, Pugni 8,23%, Torre 4,23%, Rabuffi 5,91%, Ponzini 4,48% e Rizzi in leggero calo 28,13%. Qua con noi c'è Paola Pinotti, giornalista di Piacenza Sera, come leggi questi dati? Ma al momento stiamo ovviamente facendo solamente delle previsioni, stiamo ragionando un po', come dire, sul nulla, visto che mancano ancora molti risultati. Non so se siano possibili grandi novità. Sicuramente il dato certo, l'unico che si può commentare, è quello relativo, insomma, all'affluenza, che è veramente, veramente molto molto bassa, un po' un record, insomma, per la città di Piacenza per quanto riguarda le elezioni amministrative. Ricordiamo affluenza al 56%, mentre nel 2013, quando fu eletto Paolo Dosi, circa il 65%. Perché i piacentini hanno così le scatole piene di questa classe politica, di queste campagne elettorali? Ma dunque, questa è una domanda forse che andrebbe fatta in prima battuta ai politici. Noi ci siamo solamente permessi di far notare in un editoriale che ha scritto il nostro direttore Mauro Ferri il fatto che questa sia stata, insomma, una campagna elettorale un po' povera di contenuti e di iniziative. Forse questo è invece un altro aspetto che mi è stato fatto notare, anche il fatto di aver dovuto alla fine partecipare a così tanti confronti da parte dei candidati organizzati dalle varie associazioni e categorie, forse ha un po', come dire, rallentato la possibilità di mettere in atto iniziative in grado di ovviamente di coinvolgere, di mobilitare la gente. Sicuramente è un dato che fa riflettere sul livello ovviamente di scollamento tra i piacentini, i cittadini. Immagino che il dato non sia ovviamente applicabile solo a Piacenza, questo, ovviamente stiamo testando Piacenza, ma immagino che anche in altre realtà la situazione sia più o meno simile. C'è proprio un netto scollamento tra i cittadini e i partiti, la politica e anche chi si propone, insomma, come antipolitica, come movimento, come cosa diversa, come il Movimento 5 Stelle, in realtà oramai sta anche un po' pagando il fatto alla fine di essere inserito ovviamente in questo contesto, di essere evidentemente connotato come partito politico a tutti gli effetti. Stefano Torre, con le sue proposte satiriche di spolitica, antipolitica, secondo te ha rubato un po' di voti ai 5 Stelle? Ma dunque, secondo me il Movimento 5 Stelle ha dovuto fare i conti con due avversari. Da un lato sicuramente Torre, per l'aspetto, come ricordavi anche tu, un po' singolare di protesta sui generis della sua proposta politica, ma dall'altro secondo me ha dovuto fare conti anche con Luigi Rabuffi, perché secondo me molti punti del programma erano simili, l'elettorato più o meno secondo me coincidente, quindi ha avuto, diciamo, due avversari diretti. Però sai, parlare anche ad ogni modo, anche solo come Stefano Torre, come contendente di Andrea Pugni, insomma, penso che lui mirasse ovviamente a vedersela più con Paolo Rizzi o con Patrizia Barbieri. Ascolta, la coperta della sinistra hanno provato un po' ad appiccicarsela sia la Ponzini con la sua civica passione civica, sia Rabuffi. Chi è riuscito a rappresentare davvero il mondo della sinistra a Piacenza? Ma il mondo della sinistra, esiste ancora una sinistra? Beh, adesso non voglio attirarmi più strali di quanti non ce ne siano già arrivati con l'editoriale di Mauro l'altro giorno. Diciamo che i risultati per il momento parziali parlano, e parlano per Luigi Rabuffi, che ha fatto una proposta ovviamente sì di sinistra, però anche molto legata alla tutela dell'ambiente.
molto legata alla tutela dell'ambiente, anche temi insomma magari sì di sinistra, però una sinistra un po' più lata, diciamo. Grazie Paola Pinotti. Allora, Massimo Polledri, candidato in lista con la Lega Nord, consigliere comunale uscente, abbiamo i risultati della 21esima sezione su 107. Massimo Trespidi al 12,89%, Patrizia Barbieri al 35,92%, Paolo Ritti circa al 28%, Andrea Puni 8,75%, Stefano Torre 4,34%, Luigi Rabuffi 5,72%, Sandra Pontini 4,89%. Quindi, oltre alla mia non necessità di utilizzare gli occhiali da vista, abbastanza evidente, come commenti questi dati, Massimo? Beh, intanto sarà una bella notte, una notte lunga, in cui cercheremo di vedere se questa forbice si chiude o non si chiude. Il primo dato è l'astensione, che è un messaggio forte dei piacentini, in qualche modo che, come il resto della nazione, è abbastanza disinnamorato della politica, non ha fiducia, sono tutti uguali, non hanno risposte. E quindi è un segnale che viene dato. Il secondo segnale è che chi in pratica ha seminato gran parte di questo malcontento ha raccolto un risultato deludente, che è il centro-sinistra. Il centro-sinistra ha cercato di staccare Rizzi da Dosi, ma non è riuscita l'operazione, cioè vedi Rizzi e in qualche modo vedi Dosi, quindi i frutti del malgoverno in qualche modo ci sono stati. Il risultato deludente dei 5 Stelle, secondo me, dipende dal fatto che non hanno risposte, tutte le volte cambiano la squadra e non danno risposte concrete se non su alcuni temi, tipo l'inceneritore, sugli altri è sempre un vedremo, faremo. Oggi mi sembra che l'elettorato dica: non è più il tempo delle grandi promesse, delle cicale, faremo lo stadio, lo schermo, tutte queste cose qui del centro-sinistra, non è il tempo degli incerti, ma è il tempo della formica che dà delle piccole risposte in un inverno rigido come quello che stiamo vivendo a Piacenza. Parlavamo della disaffezione della politica, tu comunque sei un volto noto nella politica italiana, credi che abbia influito per i cittadini rivedere sempre i soliti volti? Secondo te è un ragionamento che si può fare? È un ragionamento che si può fare, ma non si può dire che tutto quello che è nuovo è buono e tutto quello che è vecchio non è buono. Tutto quello che viene dai giovani va bene, perché allora dovremmo dire che in qualche modo Renzi ha fatto delle buone politiche per i giovani. Invece mi sembra che Renzi, il più giovane presidente, abbia fatto le peggiori politiche per i giovani, e Monti, forse un presidente anziano, ha fatto le peggiori politiche per gli anziani. Quindi in tutte le cose ci vuole un mix di esperienza, di entusiasmo e di competenza.